Stonehenge. In Inghilterra non c'è monumento antico più misterioso. È ancora più antico delle piramidi egizie. I suoi 85 monoliti, alcuni del peso di oltre 40 tonnellate, fanno come da guardia a una remota e ventosa pianura. Perché si trova qui? A cosa serviva? Come fu costruito? Le risposte si perdono nella notte dei tempi. Il mito vuole che Stonehenge sia collegato ai misteriosi druidi, sacerdoti celtici che pare praticassero i riti sacrificali. Scopriremo insieme alcuni dei misteri di Stonehenge e il volto di un uomo che potrebbe aver preso parte alla costruzione di questo antico monumento. I più alti grattacieli e le più moderne opere ingegneristiche del mondo non reggono il confronto. La sua costruzione fu estremamente difficile. Niente gru, né argani, né macchinari. Solo delle immense pietre, alcune più pesanti di un tir a 18 ruote carico. Una struttura così antica che le rocce possono essere state collocate nella posizione attuale solo con la forza delle braccia. Ancora in piedi dopo migliaia di anni, imponente e misterioso, Stonehenge domina la piana di Salisbury, nel sud dell'Inghilterra. Ha affascinato i popoli di tutti i tempi e ancora oggi è uno degli scenari più suggestivi al mondo. A differenza di altri antichi monumenti, è conservato piuttosto bene. Infatti, non è molto diverso da come lo progettarono i suoi architetti. Aperto, molto ventilato, ma soprattutto capace di resistere al passare dei secoli. Sorprendentemente, però, nessuno sa a cosa servisse questa costruzione. Non ha né l'aspetto di una chiesa, né di un tempio, né di un edificio abbandonato. Sappiamo solo che da migliaia di anni si erge nel suo maestoso e antico splendore. E un'altra cosa è certa: da generazioni e generazioni affascina tutti coloro che vengono a vederlo. Se si pensa a come è stato costruito, si rimane senza parole. È semplicemente incredibile, un luogo magico. Nell'immaginario collettivo, Stonehenge è da sempre associata a delle figure mitiche e misteriose. I druidi. Questi svolgevano il ruolo di maghi, insegnanti e sacerdoti presso le popolazioni celtiche che più di 2000 anni fa dominavano gran parte del nord Europa. Credevano nell'immortalità dell'anima. Inoltre praticavano il sacrificio umano per aiutare i guerrieri celtici in battaglia o come rituale per guarire i malati. Coloro che sostengono di seguire le antiche usanze druidiche si incontrano qui il 21 giugno per il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, quando il sole sorge direttamente nel centro del cerchio. È allora, infatti, che il sole si allinea con l'asse centrale del monumento. Oggi le celebrazioni del solstizio d'estate non sono che lunghe feste pubbliche. Ma in passato, molto prima della nascita di Cristo, queste pietre devono aver assistito a vere cerimonie druidiche. Nei dintorni sono stati ritrovati dei reperti ossei. Non si tratta di vittime sacrificali, ma di resti umani risalenti a oltre 4000 anni fa. Questi ritrovamenti potrebbero esserci utili per scoprire chi ha eretto il misterioso monumento. La struttura si erge nel cuore di una regione dell'Inghilterra ricca di monumenti appartenenti a religioni pagane estinte ormai da tempo.
In questa regione mistica dell'Inghilterra sembra che il cerchio sia una forma molto ricorrente. Colline perfettamente circolari, cerchi di rocce e forme provenienti da un lontano passato. E anche oggi sembrano emergere misteriose geometrie. La zona è famosa per i suoi cerchi nel grano, dei disegni estremamente complicati che appaiono durante la notte nei campi di grano. Sebbene sia chiaro ormai che questi enormi disegni sono realizzati nel cuore della notte da una rete segreta di falsificatori, sono in molti a credere che siano opera degli alieni. Ma per quanto enormi e complicati possano essere, questi disegni non sono in grado di competere con i misteri di Stonehenge. La sua costruzione durò varie generazioni. Nella prima fase fu creato un fossato circolare e un argine. Nella seconda fase vennero aggiunte delle strutture di legno e infine le pietre, alcune delle quali furono spostate nel corso degli anni. Le pietre più grandi sono alte 7 metri e pesano oltre 44 tonnellate, l'equivalente di 6 autobus a 2 piani. In totale, oltre 1500 tonnellate di roccia, l'equivalente di 10 locomotive. Ma ciò che più sorprende è la precisione con cui è stato costruito. Secondo alcuni, le pietre sarebbero state accuratamente allineate con le stelle. In una fase della sua creazione, il cerchio di pietre era interamente sormontato da enormi architravi incisi. Sebbene il terreno sia in pendenza, questi furono posizionati in modo quasi perfettamente orizzontale. Questi ritrovamenti potrebbero esserci utili per scoprire chi ha eretto il misterioso monumento. Nel centro, infine, a formare un ferro di cavallo, si ergono 5 enormi trilitti, ognuno costituito da 3 enormi pietre. Stonehenge è unico. Niente di lontanamente simile è mai stato costruito. Ma una domanda rimane: chi l'ha costruito? Ci sono vari candidati. I primi a popolare la zona dopo l'ultima era glaciale furono gli uomini dell'età della pietra. Poi dall'Europa arrivarono ondate di colonizzatori, invasori e mercanti. Tra i Celti, i druidi erano la classe dominante, finché non furono spodestati dai Romani, la civiltà che costruì un impero immenso, conquistando 2000 anni fa gran parte del mondo allora conosciuto. Quale tra questi popoli è responsabile della progettazione e costruzione di Stonehenge? Come decifrare le prove a disposizione per scoprire chi è il vero responsabile? Stonehenge non svela i suoi segreti facilmente. Tuttavia, se si cerca attentamente sotto le pietre, si possono trovare degli indizi. Nella zona circostante, i primi archeologi rinvennero un frammento di corno, del vasellame e persino dei resti umani. I reperti sono stati sottoposti alla tecnica di datazione a radiocarbonio. Utilizzando questa moderna tecnologia, gli scienziati hanno potuto stabilire con estrema precisione quale sia la datazione di questo frammento di corno. E poiché questo fu trovato proprio sotto il monumento, forse può rivelarci la data più plausibile della sua costruzione. Alcuni